Ciao a tutti, sono Manuela, una mangiatrice compulsiva. Ciao, ciao Manuela. Ciao a tutti, sono Donatella, mangiatrice compulsiva. Ciao Donatella. Sono Antonella, mangiatrice compulsiva. Ciao Antonella. No, non era una riunione degli alcolisti anonimi e neppure un programma di recupero per tossicodipendenti. Quelle persone hanno un problema con il cibo. Non riescono a smettere di mangiare e per questo seguono un programma in 12 passi, del tutto simile a quello degli alcolisti anonimi. La loro associazione si chiama Overeaters Anonymous, che potremmo tradurre con mangioni anonimi. In Italia sono circa 400 le persone che frequentano il programma di Overeaters Anonymous, OA, e 7500 nel mondo. Attilio è uno di loro. Ci racconta la sua storia, chiedendo di rispettare l'anonimato, uno dei principi basilari dell'associazione di cui fa parte. Sono Attilio, un mangiatore compulsivo. Che cosa significa essere un mangiatore compulsivo? Essere un mangiatore compulsivo significa essere schiavo di alcuni cibi, di cui non puoi farne a meno, e per tutta la giornata tu pensi nient'altro che a mangiare determinati tipi di cibi. Prima di andare al lavoro dovevo mangiare, prima di una riunione importante per allentare la tensione dovevo mangiare, dopo aver finito la riunione mangiavo. È per me una vera e propria tossicodipendenza. Ci sono dei cibi particolari a cui proprio non riesci a resistere? Prosciutto, salumi, insaccati. Quanto sei arrivato a pesare? Io sono arrivato a pesare 142 kg. Ero arrivato ad un punto in cui non c'era più freno all'aumento di peso. Quindi tu da 5 anni non tocchi più i cibi killer o c'hai avuto delle ricadute? Al matrimonio di un mio cugino io ho assaggiato il prosciutto, ho cominciato da una fetta, avevo messo già altre 3 fette nel piatto, ho mangiato la seconda, ho visto che c'era la terza, la quarta, la quinta nel mio piatto, sono andato alle mie bambine e ho detto salvate papà, prendete il prosciutto perché papà sta a partire la tangente. Attilio ha trovato nel gruppo OA un aiuto per smettere di abbuffarsi giorno e notte. Il suo può sembrare un caso limite, ma moltissime persone hanno un rapporto problematico con la tavola. Il cibo dovrebbe essere il nostro nutrimento, invece è diventato la nostra ossessione. Si stima che in Italia circa la metà della popolazione sia sovrappeso o obesa. 3 milioni soffrono di disturbi alimentari legati ad anoressia e bulimia. 8 milioni quelli che periodicamente si mettono a dieta. Il fenomeno dei programmi dimagranti è diventato un business milionario. La numero uno delle diete lampo è la dieta Ducan. Il metodo, inventato dal nutrizionista francese Pierre Ducan, ha conquistato 13 milioni di persone nel mondo, tra cui la principessa Kate Middleton. Un successo planetario, ma controverso. In Francia, il guru della Ducan è finito sotto accusa e si è autoradiato dall'ordine dei medici. Una dieta equilibrata prevede che i nutrienti siano così ripartiti. Carboidrati, che potremmo paragonare alla benzina dell'organismo, 55%. Proteine, ovvero gli ingranaggi del motore, 15%. Grassi, l'olio che fa funzionare bene la macchina, 30%. Il trucco di molte diete dimagranti, come la Ducan, è eliminare i carboidrati perché favoriscono l'accumulo di peso e consumare prevalentemente cibi proteici perché hanno meno calorie e saziano di più. La dieta Ducan è veloce e pratica, ma funziona anche? Sono venuta a chiederlo qui all'Istituto Oxologico Italiano, un centro d'eccellenza per la cura dell'obesità e del sovrappeso. Funziona, però il problema non è quello, ma è capire quali sono le conseguenze a lungo termine di eliminare completamente i carboidrati e i grassi. I carboidrati non li puoi togliere perché sennò manca la massa muscolare, sono la fonte di energia del nostro organismo, i grassi non li puoi togliere del tutto perché sennò non si assorbono alcune vitamine essenziali come la vitamina D, la vitamina A, la E e la K. A un certo punto si cede e di colpo si mette a mangiare tutto quello di cui prima si era privato e quindi c'è il classico andamento yo-yo del peso. È un classico delle diete fai da te. I chili persi si riprendono spesso con gli interessi. La dieta Ducan non è l'unica criticata dai nutrizionisti. Nel mirino sono finiti anche altri regimi dimagranti che hanno guadagnato enorme popolarità, come la dieta Zona, la dieta dissociata, l'Atkins. Sono squilibrate e a lungo termine rischiose per l'organismo, perché possono affaticare gli organi, come reni, fegato e cuore. Ma tra tutti i metodi ideati per dimagrire, forse il più estremo è la dieta del sondino. Non è proprio una dieta in realtà,
perché ci si nutre esclusivamente di una sacca di liquidi e proteine attraverso un sondino infilato nelle narici. Il tubicino passa attraverso l'esofago e pompa nello stomaco una soluzione a base di proteine rilasciata lentamente nell'arco delle 24 ore. Con poche centinaia di calorie in corpo, senza mangiare neppure un boccone, si perde peso a vista d'occhio. Questa sacca di liquido è la sua alimentazione. Si nutrirà di quello. Solo di questo, giorno e notte. E durante il giorno va in giro con questa borsina. Mi attacco un po' da qualche parte con il tubo, ma niente di grave, insomma, ormai mi sono imparato. Ho scoperto che il mondo è pieno di ganci. E per 10 giorni non mangio assolutamente nulla. Come da prescrizione, acqua, tè, caffè e camomilla, senza zuccheri, senza nulla. Quanti chili si perdono? Io mediamente perdo intorno ai 10 kg per seduta. Questo metodo dimagrante estremo è stato ideato da un chirurgo dell'Università La Sapienza di Roma, Gianfranco Cappello, che fino a 5 anni fa lo utilizzava esclusivamente per i pazienti che dopo un'operazione dovevano restare a digiuno. Poi ha iniziato a proporlo a chi voleva dimagrire. Ad oggi in Italia più di 37.000 persone sono ricorse al sondino per perdere chili di troppo. In molti si sono sottoposti più volte al trattamento. Complessivamente, il professor Cappello ha inserito più di 100.000 sondini dimagranti. È un digiuno controllato, per cui il paziente perde molto rapidamente peso, però l'infusione di questa piccola quantità di proteine che noi diamo permette di evitare che il paziente si mangi la massa magra e così i pazienti perdono grasso. In quei 10 giorni che digiuna completamente, come si sente? Bene. Bene. Ti ho detto, l'unica cosa che c'è qualche volta è il desiderio di mangiare. Sai che c'è, uno passa da qualche parte e sente un profumo che... Però è il desiderio, non è fame. È normale che il signor Fabio non avverta il senso di fame. È un effetto tipico di tutte le diete proteiche, come anche la dieta Dukan. Se si eliminano i carboidrati, il corpo resta senza carburante. Per ricavare l'energia per vivere, è quindi costretto a bruciare i grassi di riserva dell'organismo. In questo processo d'emergenza, chiamato chetosi, si producono sostanze tossiche, i cosiddetti chetoni, che provocano nausea e perdita dell'appetito, ma anche alito cattivo, stanchezza, stitichezza. Questi chetoni tolgono la fame, questa è la cosa fondamentale. Certo, se io per 10 giorni tenessi il paziente a digiuno, otterrei 2 cose sbagliate. Uno, che si mangerebbe i suoi muscoli. E la seconda cosa, otterrei che il paziente avrebbe una fame tale che finirebbe per non seguire la dieta. Invece in questa maniera il paziente deve solo mettersi il sondino, cosa che non comporta alcun rischio, per cui che cosa bisogna fare? Bisogna farlo solo nei pazienti che sono obesi, certo che hanno un peso al di sopra del normale, quello sì, però se il paziente non ha quei 5, 6, 7 kg da perdere, d'accordo, di massa grassa, noi naturalmente il sondino non lo mettiamo. Quindi se uno deve perdere 5, 6 kg, il sondino se lo può mettere? Va bene. Va bene. Li perde rapidamente, buon per lui. E okay. Senza rischi. Ma non tutti sono d'accordo che la dieta del sondino non comporti alcun rischio. Ci possono essere delle conseguenze negative sulla salute nel seguire questo tipo di diete? Non puoi pensare di non perdere massa muscolare con una dieta del genere. La perderai di sicuro. So che lui ha dimostrato che si perdono con diversi cicli di 10 giorni 5,5 kg circa di massa grassa e 3 kg di massa magra. Nella pratica in realtà mi sembra che i rischi siano più dei benefici. Ci sono troppe categorie di pazienti per i quali non è indicata. Per dimagrire c'è chi non si limita alle diete. È allarme per il consumo di farmaci anoressizzanti a base di anfetamine. Tolgono la fame perché agiscono direttamente sul sistema nervoso, ma provocano dipendenza e pesanti effetti collaterali. In Italia, dal 2 agosto 2011, le pillole antifame sono state bandite da tutte le farmacie. Intanto però il commercio illegale fiorisce su internet. Recentemente i carabinieri dei NAS di Roma hanno sequestrato un sito online che spacciava anoressizzanti per un valore di alcune centinaia di migliaia di euro all'anno. Diete estreme, sondini dimagranti, farmaci pericolosi. Non si vince così la lotta alla bilancia. Bisogna recuperare un rapporto più sano con il cibo. Già, ma come? La ricetta è la nostra dieta mediterranea, mangiando frutta e verdura o riequilibrando il tutto, prediligendo i carboidrati semplici, i carboidrati
complessi che arrivano con questa somma a un 55% del quotidiano e poi il resto un 30% di grassi e un 15% di proteine. Questa è una ricetta indissolubile di buona salute, tanto che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità la indica come scelta e cura nelle patologie e poi la medaglia che ci ha dato l'UNESCO ci deve inorgoglire a noi italiani che da 2 anni la nostra dieta è patrimonio immateriale dell'umanità. A Parma hanno deciso di ripartire dai banchi di scuola per insegnare ai piccoli i segreti della cara vecchia dieta mediterranea. In tutte le scuole elementari della città i bambini non imparano solo a leggere, a scrivere e a far di conto, ma anche a crescere in forma. Il progetto GioCampus è l'unico in Italia che prevede tra le materie di studio anche educazione alimentare. In fondo le buone abitudini si imparano da piccoli, no? Suonata la campanella, inizia la lezione di gusto. Merenda mattina, merenda. Al mattino. Il pranzo, quindi qua. Secondo voi, nel latte c'è l'acqua? 76%. Tutta questa in un bicchiere di latte è acqua. Regola numero 1. Conoscere come sono fatti i cibi e le loro proprietà nutritive. Regola numero 2. Fare sport, perché il sovrappeso non si combatte solo a tavola, ma anche facendo più attività fisica. Regola numero 3. Imparare a cucinare, per stare alla larga dai cibi spazzatura. Oggi facciamo un piatto di frutta fresca con dei biscottini con l'olio d'oliva. Il modello GioCampus funziona. I ricercatori dell'Università di Parma hanno dimostrato che in 5 anni il consumo di frutta è cresciuto del 20%, la quasi totalità dei bimbi fa la prima colazione, è diminuito il tempo trascorso davanti alla TV ed è triplicata l'attività fisica. Risultato: i bimbi di Parma sono davvero più magri rispetto alla media italiana. Questa esperienza è notevole, questa esperienza ci insegna a tutti quanto sia importante poter accedere proprio allo svezzamento del bambino che sarà l'adulto di domani. Quindi le scelte del domani nascono da delle convinzioni che poi diventeranno convenzioni sane. Questi bambini, crescendo, forse diventeranno adulti più consapevoli e magari non saranno schiavi del cibo e delle diete per il resto della loro vita.